Torna quest'anno la festa dell'oratorio di Ponte Nossa, dopo questo periodo di pandemia. Vogliamo tornare ancora un po' in grande stile con eh, la festa del nostro oratorio. Mi trovo sotto il tendone, allestito proprio per questa festa, proprio per poterci radunare insieme e poter vivere eh, diversi momenti. Il primo momento sarà giovedì 7 luglio alle ore 21, e il palco che vedete alle mie spalle è stato allestito proprio per questo: per un recital che i nostri ragazzi, adolescenti, giovani, con la partecipazione anche degli adulti proprio per dire la partecipazione di tutta la comunità, di tutte le fasce d'età che in questo anno è stato preparato, è stato preparato per la comunità di Ponte Nossa certamente, per le nostre famiglie, ma anche per tutti coloro che da fuori vorranno eh, venire ad assistere, a vedere, a gustarsi soprattutto questo, questo recital che sarà interamente dal vivo, quindi non solo le parti recitate, ma anche la musica, le canzoni, tutto fatto dal vivo. E per questo vorrei ringraziare innanzitutto i nostri ragazzi, adolescenti, giovani che hanno saputo scommettere su questo, grazie all'aiuto di, di Davide, di Tommy, di Benedetta, che eh, li hanno preparati in questo, eh, in questo anno. E, eh, e vorrei che questo spettacolo, cioè questo recital, potesse giungere anche con il suo messaggio forte. Che non sto a svelarvi adesso, ma vorrei giungesse anche a quei ragazzi, a quegli adolescenti, a quei giovani che hanno sempre un po' paura a mettersi in gioco, sarà per eh, magari un po' di, di timidezza, un po' di vergogna, o forse magari per non voglia. Però eh, desidero davvero che guardando i loro coetanei possano eh, capire quanto è bello mettersi in gioco nella comunità, quindi nell'oratorio, nella chiesa. Ecco, desidero davvero che questo messaggio possa giungere ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri adolescenti, come ho appena ricordato. Un grazie sentito per la collaborazione, per la preparazione di questa festa, che appunto entrerà nel vivo, come dicevo, con questo recital. Grazie ai papà, grazie agli uomini, grazie ai nostri pensionati, grazie anche agli adolescenti che in una giornata calda d'estate hanno collaborato con i grandi, come si suol dire, per tirare in piedi questo grande tendone che ci ospiterà e che ci è stato dato appunto dal, dal comune di Gorno, che ringrazio davvero tanto per avercelo prestato e per far sì che la nostra festa possa riuscire al meglio. Accanto a questi ringraziamenti vorrei presentarvi semplicemente il programma di questi dieci giorni di festa, oltre al recital che dà il via al, appunto, alla festa dell'oratorio, eh, venerdì sera, sempre qui sotto il tendone. Eh, abbiamo lo spettacolo dei burattini, uno spettacolo che rientra nella rassegna Legno Vivo della Val Seriana, quindi non coinvolge soltanto la nostra comunità di Ponte Nossa, ma coinvolge di fatto tutta la Valle in questa gran, eh, in grande rassegna, questa bella rassegna eh, di, di, di burattini. Poi entriamo con sabato e domenica eh, anche nella parte culinaria, quindi. Con tanta eh, buona cucina e saranno serate a tema sul volantino che. Eh, abbiamo distribuito appunto nella nostra comunità, ma che trovate anche sul sito del santuario, trovate sulla pagina eh, Oratorio Pontenossa di Facebook, così come sulla pagina di Instagram Oratorio Pontenossa, potrete vedere tutto il programma di queste sere, quindi anche gli ospiti, gli spettacoli, potete trovare eh, la cucina che sarà un po' sempre a tema, come cercherò di spiegarvi un po' adesso in modo sintetico e breve. Eh, partiremo appunto eh, sabato con la cucina romagnola e con, eh, come ospite avremo, avremo appunto Rafa Benzoni con la sua bella musica. Poi la serata di a tema di, di domenica sarà dettata un po' anche dal latinoamericano, la, una scuola di ballo che ci permetterà anche di imparare qualche passo latinoamericano e con la cucina in modo particolare salentina. Premetto che tutte le sere ci sarà anche grigliata, ci sarà ehm, appunto la carne, ci saranno anche altri, altre portate, ci sarà la pizzeria sempre aperta e eh, quindi questo ci permetterà di. Eh, di avere una vasta scelta eh, di cibo appunto da, per, per nutrirci, per, per passare da insieme, seduti a tavola insieme queste serate. Ci saranno eh, diversi giochi, ci sarà un piccolo Luna Park nel campetto eh, superiore dell'oratorio per i più piccoli. Poi passeremo alla settimana conclusiva del CRE con mercoledì la celebrazione della messa e la proiezione delle foto, eh, giovedì la serata per le famiglie con un po' di animazione e giochi con i ragazzi e le famiglie e poi venerdì, sabato e domenica che rispettivamente saranno il 15, 16 e 17 luglio l'apertura ancora del ristoro, della cucina. Con serate a tema, con pizzeria, grigliata e tutto quello che vorrete trovare di buono per il vostro palato. La serata di venerdì sarà una cucina casereccia con come ospite il Mago Gian, quindi una serata un po' magica, soprattutto anche per i nostri bambini. Mentre sabato sera avremo il tributo a Laura Pausini e eh, la cucina sarà anche questa sarà una, una cucina nostrana con i bubucù del nostro Ugo che è un piatto tipico nossese e vi invito davvero a, eh, a gustare e poi concluderemo domenica 17 con una serata tipicamente estiva a, so, con la cucina a base di pesce e con il, lo schiuma party e le premiazioni eh, del CRE sempre il sabato e domenica sarà attivo questo eh, mini Luna Park per i più piccoli e che dire, eh, l'invito è davvero rivolto a tutti, dateci la gioia davvero di, potere, di potervi avere con noi, eh, sicuramente non vi deluderemo, sicuramente sarà un'occasione per passare queste serate estive, speriamo belle, e eh, davvero per poter stare con voi, con voi tutti, lo dico soprattutto ai... ai i miei compaesani, i miei fedeli di Ponte Nossa ma, e di Ponte Selva ovviamente, ma a tutti coloro che vorranno varcare i cancelli del nostro oratorio saranno ben accolti e graditi davvero come ospiti in questo nostro oratorio. Ecco, varcare i cancelli di un oratorio non vuol dire certamente soltanto. Eh, metterci sotto un tendone per mangiare, come vi dicevo, della buona pizza, del, della buona grigliata, una buona cucina, ma eh, soprattutto sedersi a un tavolo che ci richiama sempre a un altro tavolo, che è quello della mensa eh, eucaristica. Eh, io penso che l'oratorio non sia mai scollegato dalla comunità, quindi dal nostro radunarci come chiesa, nella chiesa. Eh, è bello appunto entrare in un oratorio e ricordarci sempre che il cuore pulsante dell'oratorio non è certo un tendone adibito per la festa, per gli spettacoli, per la musica e quant'altro, ma il cuore pulsante di un oratorio è una chiesa, è una chiesina, la nostra bella chiesina eh, ce lo ricorda. Eh, se non partiamo da lì eh, sarà difficile anche costruire tutto il resto, sarà una classica festa paesana, ma che non ci dice il senso profondo di questa festa. Il senso profondo è il sentirci comunque comunità, il sentirci chiesa. E allora mi rifaccio ai tanti grazie che ho detto prima, perché questi sono la manifestazione della bellezza di vedere ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, anziani tutti insieme, quindi nelle diverse fasce d'età, eh, che esprimono questo essere comunità, che esprimono questo essere chiesa. È difficile collaborare, lo sappiamo, è difficile perché a volte eh, abbiamo visioni diverse, abbiamo età diverse, abbiamo stili diversi, abbiamo esigenze diverse, però quando ci mettiamo insieme abbiamo un unico obiettivo, non solo la buona riuscita di un recital piuttosto che eh, del preparare piatti prelibati, piuttosto che eh, del far sì che tutto vada bene, ma nel metterci insieme per sentirci famiglia, per sentirci comunità. Ecco perché anche prima ho rivolto il mio, il mio augurio a quei ragazzi in modo particolare che eh, magari fanno fatica a fare un passo in più perché eh, Preferiscono magari non far fatica, preferiscono non, non, eh, non impegnarsi. Che non vuol dire che non siano bravi ragazzi, assolutamente, eh. però a volte eh, l'impegno come l'impegno anche a calendario piuttosto che eh, penso questi ragazzi a volte due prove a settimana insomma eh, magari ci, ci porta a dire non me la sento non, non ci riesco non sono capace e invece no tante volte capiamo che eh, le capacità non sono eh, date da chissà quali doti, ma basta davvero mettersi un po' in gioco. E allora eh, questo augurio non lo rivolgo soltanto ai ragazzi, ma a tutta la comunità, basta mettersi in gioco. È vero, si fa fatica, come dicevo, magari a trovare la quadra per tutto. Ma io sono anche convinto che eh, il senso dell'essere chiesa è proprio questo. Siamo tutti diversi, non siamo fatti come diciamo spesso con gli stampini, con lo stampino, altrimenti sarebbe anche un po' monotono. Però il fatto di poter collaborare insieme questo è bello e io sono convinto che potremo dimostrarlo eh, a tutti voi che parteciperete, che vorrete stare con noi in queste sere, potremo dimostrarlo che il bello dell'essere Chiesa parte dalla mensa Eucaristica, quindi dalla messa domenicale, che non mi stancherò mai di sottolinearlo e a questo proposito ricordo anche, concedetemi di, eh, di fare questa parentesi, anche la domenica sera nostra, come ormai da tanti anni, la messa è spostata alle 8.30 per far sì che anche eh, le persone che eh, desiderano vivere sulle montagne piuttosto che fuori paese o che transitano per la nostra strada, possano vivere la celebrazione domenicale anche di rientro da una domenica, da, da, da un fine settimana, anche di relax e di riposo eh, in, qualsiasi, in qualsiasi luogo. Ma chiusa questa parentesi, ecco, per ricordare che tutto parte da lì, dal nostro essere comunità intorno alla mensa del Signore e, eh, e per poi viverlo anche concretamente anche attraverso questi momenti di festa e di gioia che ci accomuneranno.